Si gioca il premio fedeltà. Prefisso 02 342 522 premio fedeltà. Premio fedeltà 342 522 premio fedeltà. Premio fedeltà. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao, sono Patrizia. Ciao, Patrizia. Ho 19 anni. Vi passo una mia amica. Va bene. Va bene. Qua. Pronto? Pronto? Anonima. Ciao amore. No, ciao amore. Roberto Ferrari. Limitati. Frutto dei miei peccati notturni. Roberto, sarà l'estate, sarà il caldos, ma tutte le sere prima di andare a letto mi tocco l'aiuola, pensate a te. Mi tocco l'aiuola! Sei coccolino! Metti un po' di musica Ausis, vai! Non quella di Terrone del DJ Angelo! Pronto? No, scusate, Roberto. Dimmi. Ti piace il sapetto? Molto bello. Io quando ballo mi vibra tutta la iuola. È una vibrazione continua. Come le frequenze che mi dai tu, Roberto. Roberto, dimmi. Roberto, mi bacerai la iuola. Per favore. Mi bacerai la iuola. Ancora! Mi bacerai la iuola. Anonima, ti dobbiamo salutare. Va bene, ciao Angelo. Statti bene pure tu, grazie. Un saluto da Anonima da Novara. Grazie ragazzi. Ve l'avevo promesso che ce l'avrei fatta ad essere superiore con quello. Ciao, ti saluto, Angelo. Ciao. E ti auguro di stare bene. Complimenti, Anonima, brava. Cioè, stai bene, no? Vuol dire che come minimo che devi cadere con la bici in un dirupo e ti devono trovare dopo 5 mesi già in putrefazione. Ragazze, io non ce la faccio. Sento la puzza di del depravato schifoso di come sei un cantante di merda. Ragazze, datemi una mano tutte. No. Cantante di merda! Cantante di merda! DJ Angelo, un depravato bastardo e cacciatore di capinere, che con te solo le capinere possono venire. E non dire che sai, non sai cosa sono le capinere, e lo sai che sono le baldracche che ti girano intorno. Errone, che ti auguro che un giorno che sei a mangiare da Roberto Ferrari, esce da sotto il tavolo il fratello di Imma e ti gonfia di botte forti, come ha fatto con il direttore artritico della discoteca Le Schierate di Castiglioncellos. E cosa credi, che non sia vero? Mo li chiamo te lo faccio contare da loro. Non chiamiamoli. No, mo li telefono. No, li telefono. Per favore. Tocca il telefono. Pronto? Sì, pronto, è quello della discoteca La Spianata, Sì? Ah, sì, ciao. Senti, sono Anonima, la donna di Roberto Ferrari. Sì. La fidanzata. Volevo dirti una cosa, non permettete più di torcergli un capello a Roberto Ferrari, che la prossima volta arrivo io da Napoli con tutti i miei cugini, hai capito? Va bene. Scusa, senti una cosa, no, stavo scherzando, no? Dimmi. Mi volevo scusare a nome di Roberto, che kill è scemo. No, volevo sapere da te una cosa, com'è andata veramente? È andato così, che quel ragazzo che era Roberto Ferrari ha aggredito praticamente il nostro direttore artistico senza motivo. E come mai? Che gli ha fatto? E quel non si è capito nemmeno noi, gli ha dato un cazzotto in faccia. E neanche io l'ho capito. Gli ha dato un pugno in faccia? Praticamente sì. Comunque volevo dire, mi raccomando, con Roberto Ferrari, che chi è un po' scemo. Va bene, ok? Va bene. Va bene. Un saluto a tutti, mi raccomando, ciao, non gli torcete più un capello. Perfetto. Arrivo io da Napoli con tutti i miei cugini. Va bene. Stavolta non mi limito al direttore artistico. Vado fino in fondo, ce n'è per tutti, dal capo barman alla guardaroviera. Va bene. Ciao, saluto alla spianata. Va bene. Ciao, ciao, da Anonima. Ciao, belli.